La storia di Freyk è una storia fatta di fede, ragione e magia, in cui un uomo abbandona la sua vecchia vita per abbracciarne una nuova, consapevole del percorso che si è scelto di intraprendere. Per parlare di Freyk occorre analizzare primariamente i suoi indumenti, che logori e sporchi evidenziano che ciò che noi chiamiamo attualmente saggio era, in principio, un sacerdote. Nel vecchio sito web era indicato come fosse, in origine, un sacerdote di alto rango come Urbane. Il set del venerabile saggio è in realtà le vesti da viaggio sporche e logore di un santuomo del tempio. Sporche perché la sua fede era ormai incrinata, sporche perché aveva scoperto la trama dell'inganno che si celava dietro la religione. Avete conosciuto i discepoli? Se dicono malignità su di me e la mia magia, non prestategli ascolto. La preghiera è per gli sciocchi, gli ingenui e i moribondi. Spero voi non scopriate mai che cosa sia in realtà il loro cosiddetto Dio. L'ex-santuomo castiga i seguaci di Dio per aver pregato una divinità di cui non conoscono la vera e terribile natura. Che fosse entrato a contatto con queste conoscenze indagando sulla magia come inquisitore, o che semplicemente si sia ritrovato a scoprirlo per caso, quel che è certo è che da quel giorno la sua fede si infranse per sempre. Al suo posto sorse la ragione e la stregoneria. Divenne invero un brillante mago, tanto che venne appellato con il titolo di visionario. Questo termine, sebbene molto accattivante, non rende giustizia al testo originale, che più correttamente si può tradurre come colui che spazza via l'ignoranza, la ragione che ripulisce le false credenze religiose e riporta ad una tremenda realtà. L'antico è l'origine tanto della magia quanto dei miracoli. Infatti, secondo i fedeli, la magia era originata dai demoni e quindi dal male, mentre i miracoli erano volontà divina fornita agli uomini per combattere la malvagità. Ma questa non è la sola grande rivelazione a cui giunse Freyk. La sua ricerca si spinse ben oltre, fino a comprendere come trasmettere la magia di persona in persona. Per fare questo, studiò attentamente il potere delle anime, ed in particolare quello delle anime di demone che venivano continuamente abbattute durante il flagello. Queste scoperte erano sensazionali. Schiere di nobili di Latria avrebbero pagato fiumi d'oro per avere maghi nei propri ranghi, e quindi Freyk divenne uno dei saggi di Jormedar. Qui Freyk conobbe Geri, collega saggio, creatore di manufatti magici. Geri era famoso quasi quanto Freyk, in quanto uno dei pochi in grado di incantare le armi per instillare in esse capacità di infliggere danno magico. Sembra che i due inizialmente svilupparono una forte competizione, per poi pacificarsi e diventare amici. Un collega capace e preparato era sicuramente un valido alleato negli studi, e come suggeriscono i loro nomi, entrambi erano avidi di conoscenza. Infatti, essi sono un ovvio riferimento a Geri e Freki, i due lupi che accompagnano Odino nella mitologia norrena, i cui nomi significano per l'appunto l'avido e l'ingordo, mentre il dio che seguono, ossia Odino, è fortemente associato alla conoscenza. Dopotutto Freyk ha una grande stima per chi, come lui, indaga per i misteri del mondo e non si farà problemi ad evidenziarlo. Bene, mi avete portato altre anime demoniache. Grazie, siete un bravo mago. Dopo la caduta di Latria per mano del monaco folle, Freyk, come tanti altri, finì recluso nella prigione delle speranze. Luogo in cui, contrariamente al nome, i prigionieri perdevano la voglia di vivere o abbracciavano la follia, prima di essere immolati ai deliri del folle monaco. Qui aspetterà a lungo, incerto sul suo destino, fino a quando un colpo di fortuna lo porterà a conoscere il nostro personaggio. Magnifico. Non mi aspettavo di uscirne vivo. Sono Freyk. Sono conosciuto come un saggio. Credevo di poter affrontare le anime demoniache con la mia magia. Ma guardatemi ora. Sono indebolito dalla mia lunga prigionia. Ma posso ancora muovere le gambe. Posso tornare al Nexus. Ringrazio le stelle che la mia reclusione sia terminata. Vi devo la vita.
Salvandolo avremo accesso a tutto il suo sapere, compresa la possibilità di apprendere nuove stregonerie. Freyk, infatti, si dimostrerà un valido insegnante, capace di riconoscere in noi un talento naturale per la magia, a patto di portargli delle anime di demone. Come spesso accade nel mondo dei From Software, non sempre la conoscenza equivale a perseguire una via virtuosa, tanto che una volta aperta la via verso l'antico, Freyk ci chiederà di assecondarlo e lasciare che il mondo svanisca nella nebbia. C'è una domanda che ho in mente da tempo. Abbiamo il diritto di bandire l'antico. Ma ora ho la risposta. Ed è un fragoroso no. Ascoltate bene. Non dobbiamo recidere il legame con l'antico. Se la Vestale cerca di intrappolarlo, uccidetela. Poi assorbite voi stesso le anime dell'antico. L'antico è un deposito illimitato. Contiene tutte le anime catturate da tutti i demoni. Voi otterrete il potere di un re, io la conoscenza, dall'aldilà. E questa, mio caro amico, è la retta via. Non lasciate che questioni irrilevanti vi dissuadano. L'anima del demone sarà nostra. A dirla tutta, quella donna è essa stessa corrotta dai demoni. Se morisse, ti ringrazierebbe di aver alleviato la sua agonia. Ironicamente, la scelta di Freyk preclude da ogni conoscenza, da ogni razionalità e da ogni illuminazione. Quali ricerche si possono fare nella fitta nebbia che disperde la mente e offusca la percezione? Che Urbain avesse visto giusto sul conto del visionario? Ma temo che anche Freyk si sia avventurato lungo il sentiero sbagliato. Ora è ossessionato dalle arti oscure. Forse a volte bisogna accettare un mistero come tale, fare un passo indietro e arrendersi al fatto che alcune cose non potranno mai essere comprese del tutto. Qualunque scelta farete, forse Freyk sarà l'unico in grado di seguirvi fino in fondo, d'altronde non a caso è chiamato il visionario. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale. Inoltre, nella playlist di Demon's Souls trovi tanti altri video su questo titolo.